Scusate amici di Potere Robotico per la poca luce, però al di là di quello stasera abbiamo il Boxing Bird. Adesso ci bevo un attimo. Allora, che piace tanto. Qualche tempo fa abbiamo recensito, o almeno abbiamo provato, tanto tempo fa, uno dei primi pezzi della Post Plus. Abbiamo... Era febbraio 2020. Addirittura dove io abbozzai anche che forse Bandai aveva trovato un antagonista, in realtà effettivamente la realizzazione tecnica del Baxinger non era proprio eccelsa, però la robot si presentava bene. Ora, a distanza di tempo, la Post Plus ha fatto uscire l'astronave da dove probabilmente fuori uscivano le motorette del Baxinger, che formavano il Baxinger. E si chiama per l'appunto Boxing Bird. Bird, perché naturalmente tutti voi conoscete. Contando che questo la Post Plus l'annunciò nel 2020. È passato del tempo. Sono passati 2 anni prima che l'ha fatto uscire. Tra l'altro mi ha anche colto in proprio, però finalmente dopo poi è uscito a un prezzo preso su Show Z, quindi ragazzi, link sotto, ringraziamo John, ringraziamo Mega, ringraziamo tutto quel Il mondo, anche il camioncino di Show Z che ci porta in giro i nostri amati robottoni. Esattamente, in tempo record mi è arrivato il Boxing Bird. Chiaramente in Cina esce dopo rispetto al mercato nipponico. Generalmente per tutte le robe è il contrario, per la Post Plus è la rovescia, esce prima in Giappone e poi dopo in Cina. Vabbè, tanto ormai il mondo è fatto così, va alla rovescia. Va alla rovescia su qualsiasi cosa. Ora, qui abbiamo lo scatolone con il suo sacchetto, quindi vi fa percepire il fatto di essere un prodotto premium. E qui vedete il Boxing Bird, anzi il Boxinger a cavallo del Boxing Bird. Proprio cavala, Scatola secondo me molto colorata, molto bella. E lì abbiamo il prodotto vero e proprio, fatto e finito. Qui vediamo l'astronavina quando fuoriescono le motorette che formano poi il Boxinger. Allora, voi avete visto delle immagini all'interno, anzi all'esterno della scatola, dove il Boxinger è a cavallo del Boxing Bird, quindi vuol dire che hanno una dimensione analoga. Allora, perché riesce a portarlo in giro? Perché? E le motorette sono così piccinine, piccinine. Esatto, e poi dopo invece c'è un cambio di dimensioni, un errore stilistico, un errore della serie animata, o è tutto voluto? È tutto voluto nel senso che intanto qui sappiamo che questa è la seconda serie degli Yotta 9, sappiamo che sono una trilogia, quindi prima abbiamo Breiter, poi abbiamo Boxinger e poi per chiudere la trilogia abbiamo Sasuraiger, è corretto? È corretto, e gli ultimi due non sono mai passati in Italia. Però. Assolutamente, quindi né Boxinger né Sasuraiger sono noti al pubblico, diciamo, medio italiano. Nemmeno io fino a qualche tempo fa conoscevo l'esistenza di questi due robot. È chiaro che nel momento in cui ne sono entrato a conoscenza e il prodotto mi sembrava anche di un certo spessore, non mi sono certo tirato indietro dall'acquisto. Già lo straccione dei tempi che furono, Lucca già cercava Boxinger e Sasuraiger in versione straccione, che poi lo trovate su internet, tutti e due? Tutti e due su internet. Non c'è stata maniera di trovarli nelle fiere. Pensi che secondo me Sasuraiger, credo che sia stato quello lì, è l'unico pezzo che ho comprato di eBay, che ho comprato eBay, che costava meno della spedizione. Cioè ci diamo la spedizione, allora il prezzo era $6, la spedizione era tipo 12. E quindi alla fine ho pagato €20 quando della Yamato era il Geneu, cioè veramente proprio a... Ma niente, era sigillato. Sigillato nuovo. Probabilmente adesso probabilmente costa. Adesso si trova a prezzi... Lei ha sfruttato il momento giusto. Sì. Com'è il mio solito, io difficilmente sbaglio. Sì. Cioè, quando è ora io colpisco. Ah, quando... Guardi, non però deve essere ora. Non mi faccia parlare. Avrò fatto un paio di errori. No, vabbè. Due li riconosco, gli altri no. Ok, vabbè. Lei ne riconosce due. Io ne riconosco due di errori. Guarda, è già un passo avanti comunque. Lei non riconosce i suoi. Ma io perché. Vabbè,
mai. Comunque, andiamo avanti con questo. Io ho fatto mia quando ho aperto questo canale. Beh, grosso. Grosso, però al di là di quello. Lei ne sta ancora pagando. Sì, ancora pagherà. Ha voglia. Allora, qui vi stavo dicendo per il discorso delle dimensioni. Che escono le motorette piccole, praticamente c'è una sorta come anche in Braille. Voi vi ricordate che partiva, diciamo, dalla versione iniziale che era vettura, poi aumentava le proprie dimensioni con del mass shifting quando passava in modalità astronave, per arrivare alla dimensione più grossa, aumentando la propria massa in modalità robotica. Qui fondamentalmente è la stessa cosa: le motorette sono a dimensione umana, sì. Poi, quando si combinano e diventano Maxinger, ecco che si forma il cosiddetto mass shifting e aumenta la dimensione del del robot in sé. E l'altra cosa che volevo dirvi è che probabilmente in questa trilogia si è partito. Il Braille può piacere o non piacere, è un robot stilisticamente particolare. La parte più brutta sono le mani. Ok, che ha queste pinze, eccetera. Però fondamentalmente è un robot che non è male. Poi il Baxinger, secondo me, è più bruttino del Braiger, secondo me. Sì. A mio gusto, sì, perso il Braiger è brutto. È un po' più brutto, sì. Che fondamentalmente si trasforma da locomotiva, sì, a robot. Sì. Ecco, già di forse il mass shifting invece è già più difficilmente applicabile. Forse probabilmente, anzi, aumenterà comunque di dimensioni, però una locomotiva, se non altro come dimensioni, è più grossa che una motoretta. Queste sono due motorette, lì ci sono due sidecar e qui c'è un trike. Le due motorette verdi, sì, non so che cosa siano. Infatti che glielo volevo chiedere, però ci sono. Io lo chiedo a lei invece. Non ho la più pallida idea. Allora, qui vedete che sono in modalità di fuoriuscita. C'è proprio il display stand, cioè display stand. C'è fondamentalmente questa, come si può dire, basetta dove si possono applicare tutte e tre. Tutte queste tre motorette. Poi qui abbiamo un'altra basetta dove applichiamo la moto nera e la moto blu, okay, che sono le due gambe, che sono i due sidecar. E poi abbiamo una basetta più piccola per le due moto forse più fighe, quella gialla e quella rossa, che sono veramente delle vere e proprie moto. Ma questo è un trike, quelle lì sono due sidecar, le vere moto sono le due braccia. Ora qui possiamo chiudere il portello, ecco, per far chiudere il portello in maniera bisogna, aspetti, sì sì, bisogna fondamentalmente schiacciare questi due pannelli, solo che purtroppo io non ho tre mani. Allora, questo non rientra, bisogna, ecco, bisogna soltanto schiacciare appena con un po' più di insistenza. E abbiamo la astronave, che non è bellissima ma neanche bruttissima. È un'astronave base. Esatto. Ma sembra un po' un papero. Ma può diventare. Perché c'è questo becco giallo, la testolina. Però può diventare più uccellone. Sì. È quello che probabilmente credo. Ecco, quindi possiamo far ruotare queste, diciamo, rampe di lancio. Pif. Quando praticamente sono fuoriuscite, certo, le moto. E dunque qua penso che si debba tirare la coda, vede che si apre, sì, lì, e qui noi schiacciamo questi due tastini e vede, si apre anche questo e fuoriesce fondamentalmente. Ah, un bel becco. Un bel becco. Si schiacciano, si dovrebbero schiacciare questi due tastini, sì, e che danno il là praticamente per staccare, ah, okay, senza dover andare a sforzare il, sì, gli attacchi, ecco, sì, per, sì, intenderci. E poi si agganciano da soli, no? Molli e... Esatto. Sì, 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 assolutamente sì. Qui si può... Ah, ecco, mi dimenticavo. Bisogna far discendere anche questo, il da base, esatto, però, e basta, ed è fatta, esatto, e si fa discendere il tutto, si applica di nuovo la pinna caudale, ci siamo. È bello, perfetto, molto. E
e eventualmente per rimuovere la parte superiore, come vi ho detto, bisogna tirare indietro la coda, se no non si sgancia. Ricorda un po' anche l'astronave dei Gatchaman. È chiaro che questa qui è un'astronave, tra virgolette, di contorno, sicuramente avrà la sua parte importante nella serie, però non è il protagonista. No. Anche se però a me piace tantissimo. Ma allora, così è più bella, cioè a forma papero mi piaceva di meno. Si sollevano, adesso andiamo a vedere. Questi qui li togliono anche in forma base. Ma mi piaceva un po' meno, mi sembrava più paperetta. Sì, ma era un po' più ridicolina. Cioè, prima però aveva più della base, adesso forse più. Allora, ce l'aveva più della base, ma mi ricordava una base, cioè mi ricordava le forme e anche dei colori, dato che è un po' scicciosa. In realtà di una Tatsunoko, che poteva venire fuori un cagnolone robotico da un momento all'altro. Una cosa da Yattaman. Una cosa un po' da Yattaman, sì. Un po' Yattaman anche questa, cioè nonostante il becco... Dei riferimenti potrebbero starci. Può essere, sì. Però vabbè. Però per me, al di là di tutto, cioè... È carino, è un bel giocattolino. Dai. Cioè, nel senso, la colorazione... ti dà quel senso di giocattoloso, ma giocattoloso con della sostanza, però non giocattoloso, cioè anche la pulizia della verniciatura. Io vi ripeto, adesso poi potete anche provare un attimo a palpeggiarla e sentirete che c'è della... Cioè, è fatto bene, quello è il discorso, è fatto bene. Ma sì, poi sì, può sì, piacere o no, non tutto... piacere, ma è fatto bene. No, per me poi ci sono i cingolini sotto che sono proprio in metallo. Per $189 spedito, cioè secondo me... Per me Post Plus qua ha fatto 100. Allora, intanto diciamo una roba, da quello che ho capito. Questo viene venduto separatamente, ma volendo lo compri anche insieme al boxing. Esattamente. Hanno fatto la versione, perché questo qui sarebbe il P02B. Esattamente. E hanno fatto la versione, no, penso B. Non so che non sono... Ci sarà davanti, ci sarà scritto davanti. Giri ancora. Giri. Lì. Qua. P02B. Ok, sì. Ma adesso vi farò vedere degli altri dettagli. C'è che... la versione DX che si chiama DX P02 più P02B. Ah, ovvero, okay. In un set unico ti hanno messo dentro il Basinger per chi non riuscì a acquistarlo all'epoca, ed in più ci hanno messo l'uccellaccio malefico, ovvero il Basing Bird. Sì, e lo paghi, che tutti c'è insieme. Probabilmente una scatola, ma dentro alla scatola vi hanno messo. Allora, ecco, ecco qui la Post Plus ama i suoi clienti. Qui perché? C'è, perché qui dentro. Perché? Cos'è questa cosa? Qui la Post Plus ama i suoi clienti. E questo mi ha fatto godere clienti. Non poco. Questo è molto bello. Questo perché è molto praticamente bello. Lei, Strazzone, deve sapere che se lei compra il Boxinger con questo in box unico, le arriveranno le due scatole separate. Ok. Però ci sarà un contenitore che le contiene ambedue. Che Post Plus, dentro alla confezione del Boxinger, ce l'ha messo. E voi lo potrete disassemblare e creare la scatola unica, diciamo. Unica per, che in teoria doveva essere un'esclusiva di chi prende il. Adesso io qui non sto ad assemblarlo. Ma l'abbiamo capito. Però vi faccio vedere che è contenuta. L'esclusiva, se vogliamo dire. Qua che c'è scritto DX. A me è arrivato. J92. No, vedi che si chiama P020X. DX. Che già tutte e due. Non sì. No. È completo. È completo. Sì. No, io devo dire, a me è arrivato che era già montato. Devo dire che in più, ma di poca roba, c'è il Brown Box. Proprio. Post Plus, DX, Boxinger. Ok. In più c'è quello, c'è il Brown Box. Che qui non è. Però ci sta. No, però comunque già che ti abbiano dato quella roba lì, molto, ti va a completare. Secondo me è stato un bel gesto. Sì, molto bello. E grazie Post Plus. E che mi ha fatto godere di più di questa cosa. Chissà se un giorno anche lo Straccioli comprerà un Post Plus. Ma forse un giorno arriverà. Ma boh. Quando la terra tremò. Sì. E qui abbiamo. Provato, ci sto provando. Bisogna vedere qui come va a finire. Qui abbiamo le istruzioni rappresentate in modo diverso rispetto al solito. Ma sì, è una roba strana. Che ce l'abbiamo. Su un cartoncino. Su un cartoncino dove
Allora, il cartoncino mi sembra una cagata, però. Invece a me... Ti piace? Sì, mi piace. Anche perché dietro c'è una scenografia. Sì. Questa è più bella. Cioè, non so bene come puoi utilizzarla. Beh, ce la metti dietro. Ce la metti dietro. Sembra una roba di una base. Sì, ma non ha una pidana. Beh, ci appoggi contro il muro. Come devi fare. Oppure sì, sotto i piedi dell'uccellaccio. Cioè, bisogna capire che cazzo è questa roba sotto qua. Sotto i piedi. Adesso io stavo guardando. Dov'è che lo vedi? Che cosa? No, no, dico, lo immagino io, vedi che sembra una mattonella e fai la base. Invece io vedevo più... Anche. Vabbè. Al di là di quello, adesso io ve lo appeserei un attimino per vedere... Allora, prima di pesare... Solleviamo le zampacce. Esatto, prima... Allora, ecco, lì c'è una piccola difficoltà, nel senso che se si tirano appena... Ce n'è una che se viene appena tirata si sgancia. Adesso è dura come il muro, eh? Prima mi si sganciava. Vedete che... Beh, dagli de putta e dagli de tacco prima. Vedete che se io faccio questo movimento si utilizzano più le zampazze da... Chiamiamolo da... Si alza un po'. Da paperone, da paperotto, ecco. Da fenice, adesso non saprei bene che... Da bird, da uccello, via. Da bird con il zaino, con l'hangar dove porta comunque i mezzi al suo interno. E detto questo, sì, lo pesiamo. Secondo me qui mezzo chilo lo passiamo. Però lì... figa. Dai. Ah, dai! È il suo bello! È proprio piantata? Proprio piantata, il sistema operativo in crash. Ah, che due balle. È partita. Vedi, lo fa apposta. Rischiacci il lobo e la spinta. Sì. Ci siamo. Figo, 743 grammi. Cazzarola, vede? Ma no, è sempre meglio. Ora, vorrei proprio, se lei riprende... Proprio farvi vedere anche il culo, farvi vedere i dettagli. Anche il culo, Naga? Sì. Boh. Sai che non lo so. Se comunque sì. Sembra. No, sembrare sembra. Che lo facci. Non si sa. Beh, non, se non c'è scritto nelle istruzioni, forse non lo fa. Però c'ha il culo dell'Naga. Il culo dell'Naga? No, mi sembra che lo fa vedere solo dal davanti. Mi sembra anche a me. Però, No, non so. Vabbè. Ecco, una cosa che era... Che fondamentalmente sì, di Post Plus apprezzo, in questo caso lo apprezzo di più che tutte le cose che poi aveva ficcato dentro al Goda, che comunque è il pezzo della Madonna. Si mette queste locandine. Ah sì, perché nel Goda queste famose robe. Si mette queste locandine che ragazzi, c'è da dire una roba. Io parto da un presupposto che se io conosco la serie non c'ho bisogno che mi venga ricordato con queste. Se non la so, non la so, punto. Ma non è che se io adesso vedo questo dico beh, questo è Baxinga, no, perché non lo capisco. E poi è in caratteri giapponesi per giunta. Sì, c'è il discorso dello Yota 92, sì, però sì. Iga, bisogna proprio andare a vedere i dettagli. Detto questo, è possibile, come vi ho detto prima, poter posizionare il Baxinger, il Baxinger a cavallo del Baxinberg. E noi possiamo farlo. Intanto bisogna sollevare questo pannello. Sì, perché ho visto che c'è da farci una robina. C'è da fare una piccola cosa che si vede anche qua, spiegato nelle istruzioni. Sì. C'è da utilizzare questa barra da conficcare nell'ano praticamente del Baxinger. Tra l'altro questa barretta qua è tutta in alluminio. Anche perché il Baxinger anche lui pesa quasi 8 etti. Quindi bisogna tenerlo su. Vedete che all'interno delle confezioni, che purtroppo è in blister, Vabbè. Oramai
praticamente non è che ci siano tanti accessori, c'è il Baxing Bird con le motorette, saranno due agganci, saranno sì, agganci sulla del culo, esattamente, oltre alla barra che vi dicevo in alluminio, esatto, completamente in metallo ma di alluminio, che è una figata pazzesca. Senta che godimento. Gode? Beh, guarda, lo tocco tutti i giorni a lavorare l'alluminio. Allora, fra un anno secondo vedrete il Baxinger a cavallo di questo. Ci siamo. È figa. Cioè, questo è un pezzo da 90, ragazzi. Sì. Bisogna anche mettersi a 90 per averlo. Adesso comprare il box unico, adesso ti spellano. Però... Io lo comprai in preordine all'epoca, sono riuscito ad averlo ad un prezzo sostanzialmente accettabile per i costi odierni. Se adesso lo prendi adesso... No, io devo dire... Meno male che l'ho preso, cioè il Baxinger, e meno male che ho preso il Baxing Bird, perché... In una collezione di un certo tipo di Baxinger in giro non ce n'è. No, questo penso che sia il miglior Baxinger che ci sia. È anche l'unico. L'alternativa è quella dello straccione. Del dottor Straccione. Sì, io ho un Baxinger vintage. Vabbè. Bello, peccato. Perché non ci sono neanche model kit comunque, no, per il Baxinger. Magari chissà che la magari un giorno tanto lei un moderoid però sarebbe bello un moderoid Baxinger trasformabile, sarebbe molto bello. Cosa gli serve che c'ha? Io non ne sentirei proprio il bisogno a questo. Non gli serve a nulla. Cosa? Mi diverte. No, io non, onestamente non ne sentirei il bisogno di un moderoid del Baxinger, però tanto a questo cosa se ne fa? Perché magari le motorette. Però devo dire che esposto così è la sua. Anche non tenerli separati. Vuole esposto. No, così. Deve essere esposto così. No. Poi dopo potete dirmi che signor nessuno, che non vi piace. Tanto vi piace Zig, quindi. Non parliamo di Zig, va. No, ho capito, però. Cioè, se vi piace Zig, io non so. Forse questo qui non è neanche nel mio cuore, però. Per me questo comunque è tutto sommato un bel robot. Al di là della realizzazione tecnica, proprio oggettivamente parlando. Ma non è fatto male. No, ma detto, al di là della realizzazione tecnica, sto dicendo che il robot anche in sé non è male. Non è male, sì. È quello che voglio dire. No, la realizzazione tecnica assolutamente gli rende onore, perché così come il Baxinger ti dà anche quella sensazione di oggetto pro, però con quel sapore di giocattolo. Allora, sia uno che l'altro sono molto giocattolosi, però sono quel giocattoloso che a me piace. Questo lo puoi trasformare, giocare, posare quante volte vuoi che non si rompe, usato in un certo modo, è logico. Alcuni prodotti invece, a mio parere, se li trasformi quelle 3-4 volte tendono ad avere molliccia una cosa, qua invece c'è della sostanza. Io anche nel montare il Baxinger ho sentito della sostanza, molto semplice però bello, mi è piaciuto molto. Ma il fatto è che la realizzazione è buona, l'aspetto è, chiamiamolo pro, comunque di prodotto premium, però ti dà anche quel retrogusto del giocattolo che ti fa venire voglia di giocarci, vuoi anche per quella colorazione pulita ma allo stesso tempo curata, quel colore paglierino ma anche passerino ma ambrato. Molto buono. Cioè, mi piace. Molto bello. Ragazzi, qui. Appunto, la robotica come al solito al numero uno. Poi dopo, se lo capite bene, se non capite, pazienza. Sì. Comunque, allora io lo. Ma riusciamo a girellarlo? Secondo me sì. Se mi date un aiuto tecnico. Tiri su, Lobo.
senza temere. Tutto, ma devi prendere proprio tutto l'uccello in mano, mi raccomando. Quello che lo sapevo io che... Occhio, occhio alla spada che rischia di fare... Fermo, stia lì, perché viene un po' il tino. Stia lì tutto il tempo, l'uomo. No, ma io lo volevo far star lì in punizione. No, va bene. No, tiriamo giù. Che bestia, io la volevo via un po'. Per andare? Non ho ancora punito a sufficienza. Stessa. Beh, mi punirà, dai. Mi farà mangiare dell'erba prima o poi. Allora, allora il pagellone. Sì, io direi di pagellarlo. Le mette lì? Tanto non si vedono. È lo stesso, è lo stesso. Me accendi. Io non cedo. Li metti alla cazzum? Capito? Se ti piace. Sì. Allora. Allora. Boxing Bird. Però lei adesso cosa recensiamo però? Tutto l'ambaradan? No, è Boxing Bird. Perché il Boxing Bird tanto l'abbiamo già recensito. No. Le due cose messe insieme. Ecco, la parte che mi piaceva meno è adesso che mi è quello snodino lì sulla gamba. Sulla gamba, quello è un pochettino, però, ripeto, se vi passa attorno, se no non è che l'occhio proprio va a colpire lì, è chiaro che se è di tre quarti, eccetera, quello snodo lì. Abbiamo visto cose peggiori. Impatto estetico, naturalmente noi parliamo dell'uccellone. Solo l'uccellone, perché l'insieme è tanta roba. Io l'uccellone comunque il 9 glielo do. Materiali, 740 grammi, 9. Realizzatura 10. No, perché io mi ricordavo di un bagaglio dell'Hasbro che pesava 20 netto ed era non perde occasione. Non perché pensavo che il peso non. Ma vedrà che arriva quell'affare lì, arriva. Prima o poi. No, perché una volta allora il peso, vabbè, no, sei pesante, Però anche quando c'è leggero salta fuori che vabbè, comunque. Andiamo avanti. Che quel costruito. Ogni scarafone bella mamma sua. Lei straccione, perché ti ho dato la parola? Usabilità, no, ma al di là c'è un'astronave. È un'astronave. Al massimo può salire e scendere in realtà di collo non pervenute. Esatto. Accessori. Allora c'è questo, le motorette, la spingarda da mettere nel culo al Boxing Bird. Fine. Però abbiamo anche quello che è una cosa che lei gode. Questo è quel impreziosimento necessario. Comunque accessori 6. Trasformazione. Ce l'ha. Molto passaggi. Semplice. Non so, la consideravo trasformazione o da papero a uccellone. Ma non è papero, è una base. C'era un po' del papero. Ma no, la parte alta della base sembra... Papero. Al di là di quello, che se vi piace il papero o l'uccellone, io non lo voglio sapere. Ci dico. La consideriamo trasformazione oppure no? Boh. Beh, una minima trasformazione... Lo è o non lo è? Beh, lo è, dai. Lo è. Dacci un... Lo è. Allora è talmente semplice che gli do 10. Allora è una cagata. Sì. Ecco. Però lei, prima che nel testa e dopo l'anghia lì... Confezione! O perlomeno di netra. Allora, qui abbiamo il vero e proprio prodotto. Bella, ma non è che mi faccia impazzire. Forse qui dietro è più carino ragazza. Sì, non è fantastica. No. È un po'... No. È normal. Normal, set. Incazzatura non sembra, no, tolga ogività zero,
Il suo uccello non si vita a fare a zero. Se questa recensione questo qui è un uccello. Se questa recensione la guarda un francese, per lui è molto, perché in Francia venne dato il Basinger. Ah sì? Eh sì. Francia arrivò. Non capisco un cazzo. Ogività, gli do comunque il 6, perché non, altri Basinger non ce ne sono. Rapporto qualità-prezzo, $189. Cosa ride su ti baffi? Rapporto qualità, con rapporto qualità prezzo $189 su Show Z. A me sembra una spesa che si può fare. Per quella fare qua io gli do la sufficienza. Allora, si può fare perché quando c'è anche il Baxinger è bellissimo. Da solo non avrebbe neanche senso effettivamente, perché ti dici, però da solo non è un'astronave bellissima, solo, solo no, lei, no, solo lei potrebbe però... comprare solo l'astronave. No, io potrei comprare solo il robot, l'astronave non me ne fotte proprio una mazza. Però fatto quello che è quell'altro. Però quelli no, ho preso straccione, l'ho preso straccione e prima che avevo... voi già pensavate che cos'è il Baxi, cioè voi arrivate sempre dopo, sempre dopo. C'è ragione, c'è poi magari arrivate in maniera più nobile, però ormai le posseda. Sì. Comunque sì, no, messi insieme sono stupendi. Cioè, no, è bello. Difficilmente se uno ha il Baxinger a questo punto, fighe, deve un attimo deve mettersi un attimo lì a novantina. Sì. Se è, però lo deve prendere a questo punto, perché insieme sono veramente molto belli. No, no, sono una roba. Anche se effettivamente il Baxinger, che lo rivedo adesso dalla me lo ricordavo meno bello, in realtà è molto bello, sì. Anche io me lo ricordavo meno bello, sì. Quando l'ho tirato fuori ho detto figa, ma cioè è in metallo, le braccia sono in metallo, no è molto bello anche il Baxinger, sì. No, insieme e insieme spruzzano, sbragano, sì. Però rapporto qualità, ma sì, dai, gli dia un 6, dai, un 6 onesto, parlando solo del Baxinger, solo sì, tutte e due insieme vabbè, l'anno ne risente, sì. Però in ogni caso, e poi dopo passiamo al giudizio finale, quello che volevo dire è che prima è uscito il Baxinger, poi è uscito il Baxinger, quindi è chiaro che viene chiamato a maggior ragione, uno può anche farne a meno, però chi compra il Baxinger vuol dire che ha già il Baxinger. Sì, cioè quello sì, è un dato di fatto, sì, prendere il Baxinger da solo è uscito dopo, sì, eccetera, quindi tutti quelli che hanno preso il Baxinger dovrebbero prendersi il Baxinger. Poi c'è gente che in realtà vuol vendere il Baxinger e tenersi solo il Baxinger. Per me fa una cazzata, perché è talmente bello che non e uno può dire sì, occupa troppo spazio sto un po', sì, però lo occupa soprattutto in altezza, esatto. Perché poi cioè l'astronave di per sé non è poi così enorme, fondamentalmente è un grosso display stand, è un grosso display stand del Baxinger, sì. Basta, poi se lo volete noleggiare quindi dopo sono altri soggetti che noleggiano, intanto non so neanche se l'ha noleggiato questo. Comunque, il giudizio finale del Baxinger, perché insieme meritano un 10, quasi un 10, 9,5. Lì attorno. Io parlo solo del Baxinger e gli do 9,5, ed è stata una delle grossissime sorprese di questo 2022. E potrebbe arrivare ad essere la sorpresa del 2022, ragazzi. Ma di questo parleremo fra qualche mese. E stiamo preparando cose pazzesche. Sì, però, sì, non avrete idea di quello che ci sarà. Neanche noi. Nemmeno noi. Va bene, ciao.